Nonostante i suoi tanti pregi, quando uscì il Nothing Phone 2 ebbe un grande problema secondo noi. Lo apprezzammo tantissimo come smartphone, anche come design eccetera, però si metteva in un mercato in cui la concorrenza era tantissima, ovviamente in base al prezzo di vendita. Certo, nel tempo il prezzo di vendita del Nothing Phone 2 è sceso, adesso è diventato più appetibile, però lì per lì questa cosa gli tagliò un pochino le gambe. Cosa che però non succede assolutamente con il Nothing Phone 2A. Perché? Perché è uno smartphone che parte ad un prezzo veramente molto allettante, parliamo di 349 euro con il regalo anche degli auricolari, in basso vi lascio il link per l'acquisto, ed è uno smartphone che effettivamente, se valutato per il prezzo a cui viene venduto, insomma si pensa che veramente non gli manca assolutamente niente. Lo stiamo provando da un pochino e siamo giunti alla conclusione che lui merita il titolo di Giz Choice, perché secondo noi è tra i migliori medio gamma di sempre. Quando si impugna il Nothing Phone 2A si ha la stessa sensazione di stringere tra le mani la versione più costosa di qualche mese fa, o quantomeno ci si avvicina tantissimo, e poi, diciamola tutta, è molto simile ad un iPhone, almeno per i primi secondi. Ad ogni modo il design del frame laterale continua ad essere di tipo unibody, la cover posteriore è sempre trasparente e fa vedere un po' tutti i circuiti che ci sono all'interno. In realtà la versione nera che abbiamo ricevuto in prova è un pochino meno trasparente di quella bianca, quella bianca è molto più, come dire, ha un impatto alla vista molto maggiore. Va detto però che il frame è in plastica, la back cover è in plastica. Nella colorazione bianca, che ho avuto modo di vedere dal vivo, non ha questo problema, però nella colorazione nera le impronte digitali si vedono veramente tanto, insomma soffre un pochino di questa cosa, e ve lo dico, soffre un pochino di questa cosa anche nello schermo, però a lì ci arriviamo. Le fotocamere sono ora posizionate in orizzontale nella zona superiore e sono perfettamente simmetriche. I glyph, ovvero i LED tipici di Nothing, si riducono a 3, ma continuano ad essere sempre la caratteristica fondamentale del design di questo smartphone. Sono stati disposti attorno alla bobina dell'NFC che avvolge proprio la fotocamera. Devo dire che a me l'effetto piace, anzi probabilmente mi piace più questo, che è un pochino più minimale piuttosto rispetto a quello del 2A, che è pieno di LED. Ora, a mio parere la scelta stilistica è vincente, personalmente trovo molto piacevole questo smartphone, ed il fatto che sia stato realizzato praticamente in plastica ha due vantaggi secondo me. Il primo, ovviamente, fa abbassare il prezzo, questo è uno dei compromessi che quelli di Nothing hanno dovuto decidere di abbracciare per tenere il prezzo dello smartphone basso, e due, perché lo rendono molto leggero e comodo da utilizzare, nonostante stiamo parlando di un dispositivo che non è poi tanto compatto, però pesa 190 grammi. Sul frame ovviamente poi sono stati posizionati tutti i tasti di controllo del volume, il tasto di accensione. Il sensore per le impronte digitali è sotto lo schermo e funziona molto bene, anche se secondo me doveva essere posizionato un pochino più in alto perché è un po' troppo basso e scomodo da raggiungere. C'è il carrellino delle SIM che supporta due SIM, ma attenzione, non è uno smartphone che supporta le eSIM, ma in questa fascia di prezzo direi che è una cosa più che accettabile. Infine, una piccola curiosità: ricordate nel Phone 2 quando si accendeva quel leddino rosso quando si registravano i video eccetera? Qui è stato eliminato. Molto piacevole anche il display, che è da 6,78 pollici, utilizza un pannello AMOLED da 2412x1084 pixel, è in grado di lavorare con un refresh rate adattivo che varia tra i 30 e i 120 Hz, si può anche impostare a 120 Hz fissi, ha un PWM dimming ottimo per questa fascia di prezzo, che è di 2160 Hz, e una luminosità di picco di 1300 nit. È quindi un pannello niente male, perché lo smartphone costa 349 euro. E vi dico una piccola curiosità: anche se sulla carta è un pannello meno luminoso rispetto a quello del Nothing Phone 2 per esempio, mettendo accanto i due smartphone questa differenza non si vede tanto, perché ciò che cambia tra i due pannelli è la luminosità di picco. Insomma, quando andate a vedere un'immagine, quando andate a vedere una serie TV su Netflix, a luminosità massima stiamo più o meno lì tra i due smartphone. Ciò che cambia un pochino è il contrasto, che nel Nothing Phone 2 è leggermente migliore. Purtroppo però continuano a mancare le certificazioni HDR10 e HEVC in alcune applicazioni come Netflix per esempio, ma va detto che Nothing Phone 2A supporta la visualizzazione Ultra HDR, che è un nuovo standard di Google. Buona anche la sezione relativa alla gestione del colore, che permette di scegliere tra le tonalità vivide e le tonalità un pochino più naturali, e poi permette di modificare proprio la temperatura del colore. Belle anche le cornici, che sono
sì, sono un po' spesse, ma stiamo comunque parlando di un medio gamma e quindi non possiamo pretendere troppo. La cosa bella però è che credo che sia l'unico nella sua fascia di prezzo ad avere le cornici tutte simmetriche, e questa è una cosa che a me fa veramente piacere, perché odio le cornici che sotto sono più spesse, sopra meno spesse. Insomma, mi piace molto di più la scelta e la soluzione, che poi non è neanche tanto semplice da portare avanti, che ha fatto Nothing. Ora parliamo di fotocamere e partiamo da un presupposto. Nothing Phone 2A non è di certo un camera phone e potremmo considerarlo una via di mezzo tra il Nothing Phone 1 e il Nothing Phone 2, perché se da un lato la prima versione dello smartphone di CarPlay non di certo ci ha stupiti per le fotocamere, dall'altro la seconda versione, quindi il Nothing Phone 2A, aveva un sensore principale, ovviamente Sony MX890, che in alcuni casi riusciva anche a tenere testa con i top di gamma. Quindi in sostanza, senza tirarvela per le lunghe, poi in basso trovate la recensione testuale con tutti i sample eccetera, questo 2A fa meglio del Nothing Phone 1 e un pochino peggio del Nothing Phone 2. Va detto però che ha due sensori, certo hanno aperture diverse, e questa differenza di aperture si vede soprattutto nella fotografia notturna, quando si scatta con l'ultra wide, che se ricordo bene è una f2.2 mentre la principale è una f1.8. ma la cosa bella è una caratteristica che non troverete in nessun altro smartphone di questa categoria, di questa fascia di prezzo: entrambe le fotocamere hanno sensori da 50 megapixel, e questa cosa alla fine si nota. I risultati fotografici di questo smartphone sono quindi secondo me leggermente superiori alla media di mercato, insomma se paragonati con i suoi diretti competitor, però sono comunque buone foto in grado di garantire in maniera piuttosto legittima la gamma dinamica in quasi tutte le condizioni di scatto. Però soffrono di qualche imperfezione, sia per quanto riguarda l'autofocus, che è un pochino lentino, e sia nel bilanciamento del bianco, che tende parecchio a virare verso le tonalità calde. È anche possibile scattare in 2x però con uno zoom croppato dal sensore principale, però devo dire che in condizioni di buona luminosità questo smartphone, per quel che costa, fa delle foto veramente buone. Le cose cambiano leggermente quando si va a scattare di notte, una situazione in cui la fotocamera ultra wide tende ad avere le maggiori difficoltà quando ci si trova in ambienti molto scuri. Io l'ho veramente stressato, infatti le foto che vedete sono in ambienti super scuri. Lì incomincia a tentennare un pochino, però la principale comunque riesce a dare degli ottimi risultati. Si attiva automaticamente una modalità notturna che però richiede un tempo di scatto un pochino più grande. Anche i video sono buoni, che possono essere registrati alla risoluzione massima di 4K a 30 frame per secondo. Sono ben stabilizzati perché la fotocamera principale ha la stabilizzazione ottica. Per passare a 60 frame per secondo bisogna scendere alla risoluzione 1080p, però c'è un piccolo limite, cioè quando si va a registrare non si può cambiare, insomma, in fase di registrazione le fotocamere. Però ragazzi, voglio dire, stiamo sempre parlando di uno smartphone piuttosto economico. Buona anche la frontale, che riesce a scattare delle foto direi in media con il mercato. Tra le fotocamere è quella che diciamo è più in linea con il prezzo di vendita del dispositivo. In quanto ad hardware e prestazioni, è bene ricordare che il Nothing Phone 2A è un medio gamma, teniamolo sempre a mente, e in quanto tale è animato da un media Dimensity 7200 Pro, un pochino personalizzato per Nothing. Ora, la cosa bella è che stesso il brand ha spiegato i motivi per i quali ha scelto questo processore e non magari un SoC di Qualcomm, eccetera. Li ha spiegati in un video, ed in sostanza sono due. Il primo, che è un processore a 4 nanometri. Il secondo è che è stato prodotto in una fonderia TSMC e non in una fonderia Samsung. Adesso, continuiamo con l'idea che è sempre un medio gamma, quindi è uno smartphone che alla fine, se vi dicessimo che è proprio totalmente assente di lag, vi diremmo una piccola bugia, perché soprattutto in fase di avvio oppure quando si hanno tante app aperte, lì qualche micro rallentamento c'è, però chiaramente non è niente che tenda a influenzare negativamente l'esperienza utente. In gioco, per esempio, nonostante ci sia una buona modalità gioco, bisogna rinunciare a qualche impostazione grafica avanzata, però ragazzi, si riesce a giocare benissimo e alla fine si tratta di piccole cose che un occhio non abituato neanche noterebbe. Però devo dire che dopo aver effettuato i test, sono piuttosto d'accordo con la scelta fatta da Nothing, e anche se in tutti i benchmark che abbiamo fatto questo smartphone di certo non ha dato un punteggio esagerato, ma ha dato un buon punteggio considerando la fascia di prezzo, si nota tantissimo la gestione delle temperature, anche grazie ad una camera di vapore un po' più grande, però gestione delle temperature che è veramente ottima, e lo si nota nello stress test di AnTuTu e in quello di 3D Mark che vi sto facendo vedere. In pratica, vedete, capita veramente raramente che il telefono soffra di thermal throttling e abbassi insomma la frequenza di funzionamento dei core della CPU. Tra l'altro, la
stabilità di sistema è superiore al 99%, quindi la scelta è stata giusta. In tutta sostanza non è uno smartphone che è potentissimo, ma è uno smartphone che secondo me per la stragrande maggioranza delle persone è potente il giusto, però la sua potenza ce l'ha sempre, insomma, non soffre di alcun problema. La RAM può essere da 8 o da 12 GB, la memoria interna può essere da 128 o da 256 GB. Insomma, come vi ho detto, è uno smartphone che non dà prestazioni da urlo, ma è uno smartphone che quello che promette di fare lo fa bene. E dal punto di vista hardware devo dire che sì, mi sento di promuoverlo, ovviamente valutandolo in base al prezzo. Poi ovviamente ha il Bluetooth, ha l'NFC per i pagamenti contactless, l'audio in capsula è veramente buono, l'audio con lo speaker insomma è nella media di mercato, diciamo così. Ciò che mi ha un po' stupito, soprattutto considerando la fascia di prezzo, perché poi alla fine torniamo sempre là, è che è uno smartphone che si riesce a connettere alle reti Wi-Fi 6E. Io non credevo fosse un Wi-Fi 6E normale, invece si connette alle reti Wi-Fi 6E. Infine un altro applauso a quello di Noting per il motorino della vibrazione, perché la vibrazione è veramente buona e vi dico la mia, poi magari non lo so, mi sbaglio, sono la mia sensazione, però per me è addirittura superiore a quella che c'è nel Nothing Phone 2. Ora arriva con Android 14, personalizzato dalla Nothing OS 2.5, un'interfaccia grafica che abbiamo imparato a conoscere, un'interfaccia grafica che viene sempre apprezzata non solo per il suo stile, di questo a breve ne parleremo, ma soprattutto per gli aggiornamenti che vengono rilasciati. Nothing è il brand in questa fascia di prezzo che aggiorna di più e devo dire che fanno veramente un ottimo lavoro dal punto di vista software. Adesso, dal punto di vista dell'interfaccia è solo una questione personale, perché è un'interfaccia estremamente coerente con lo stile del dispositivo e quindi o ti piace o non ti piace. Personalmente non sono un grande fan di questa interfaccia grafica, anche perché è vero che ti danno la possibilità di scegliere l'interfaccia Nothing o l'interfaccia di Google in fase di configurazione, però quando si sceglie quella Nothing, ok, ti personalizza tutte le icone, però poi capita che le applicazioni che non sono supportate dall'interfaccia abbiano l'icona colorata, si genera un mezzo casino. Va detto che comunque l'interfaccia grafica che funziona bene, in sostanza è una Google Experience, proprio pulita, sembra di utilizzare un Pixel, con questi cambi grafici, però è totalmente priva per esempio di alcuna applicazione installata a parte. Insomma, addirittura il compositore delle suonerie, se lo volete, però dovete andare a scaricare dal Play Store. Quindi devo dire che a prescindere dall'interfaccia, proprio dalla questione grafica dell'interfaccia, quelli di Nothing stanno veramente lavorando sulla giusta strada. Batteria 5000 mAh ragazzi, con ricarica veloce a 45 watt, ed è una batteria esagerata anche grazie al processore di MediaTek, che nei miei test, senza insomma perderci in troppe parole, mi ha fatto arrivare a circa 8 ore di display acceso, pure superandole queste 8 ore, quindi io lo uso veramente senza preoccuparmi di niente, in 5G, col wifi eccetera, quindi veramente un ottimo traguardo hanno fatto quelli di Nothing. E poi il fatto che abbia la ricarica veloce a 45 watt non è velocissima, però comunque in questa fascia di prezzo devo dire che è sempre una cosa gradita. Manca però la ricarica wireless. Manca la ricarica wireless, però ragazzi ci sta, perché come vi dicevo è uno smartphone che costa effettivamente poco. Il prezzo di vendita del Nothing Phone 2A è di 349 euro per la versione 828 e 399 euro per la versione 12256, ed è davvero una cifra ottima, soprattutto considerando l'aumento dei prezzi degli smartphone di questi tempi, e che tramite il link in basso potreste acquistare entrambe le versioni avendo in regalo gli auricolari True Wireless CMF Buds Pro. E ragazzi, non c'è niente da fare, per me è il migliore medio gamma di quest'anno sicuramente, ma anche del passato, perché ha un bel display, ha un design comunque riconoscibile, unico, ha un processore che gli garantisce la giusta potenza e non soffre di thermal throttling, fotocamere buone nella media con due sensori da 50 megapixel, una buona autonomia, insomma veramente è un medio gamma a cui non manca niente. Certo, non è un top di gamma, è fatto in plastica, mancano le certificazioni P, non lo so, non c'è la ricarica wireless, però ragazzi per questo prezzo veramente vi dà tutto, anzi pure di più di quello che vi potreste aspettare da uno smartphone che costa 350 euro. Quindi vince il titolo di Giz Choice. E questo è quanto ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Corrente e ci vediamo al prossimo video su Giz.